corso. Oggi vorrei dedicare appunto i 15 minuti a cui mi atterrò, spero in maniera rigorosa, a spiegare un po' meglio il titolo, del libro, no? Perché, ho scelto questo titolo, L'intelligenza, collaborativa. Per spiegarlo, partirei da riproporvi un passaggio di un post che io trovo, importante, scritto da Gary Hamel, che Gary Hamel, come sapete, è uno dei grandi guru del management, che da circa un anno è diventato, a livello mondiale, forse il più influente e teorico del passaggio del management 1.0 al management 2.0. E lui in questo post dice queste cose che vi leggo. Dice: il modello gestionale che predomina nella maggior parte delle organizzazioni risale ai primi anni del secolo XX. A quel tempo gli innovatori del management erano focalizzati sulla sfida di ottenere larghe efficienze di scala. La soluzione che adottarono fu l'organizzazione burocratica, con una forte enfasi su standardizzazione, specializzazione, gerarchia, conformismo e controllo. Questi principi costituiscono i fondamenti filosofici del management 1.0, scrive Hamel. In maniera più precisa potremmo dire che questi sono i capisaldi di quello che tecnicamente si definisce scientific management, da un volume che è uscito più ormai di 100 anni fa, nel 1911, scritto da un ingegnere che si chiamava Taylor, che si intitolava appunto I principi dello scientific management, e che declina esattamente questi elementi: standardizzazione, specializzazione, comando e controllo, tempo e metodi, eccetera, eccetera, che sono i pilastri di, ancora oggi, di tutte le grandi organizzazioni, non solo quelle industriali, rispetto al quale Taylor prima e Ford poi avevano pensato questo modello, ma che ha, diciamo, sviluppato, si sono sviluppati in realtà in tutti gli ambiti. Esattamente come dice Aquila della Notte, la metafora della macchina, no? Vi ricordate, no? Quello che si usa citare in questi casi, la famosa 15 minuti iniziali dei tempi moderni, no? In cui si vede Charlie Chaplin alla catena di montaggio, alla fine viene ingoiato, no? negli stessi meccanismi. Beh, quel tipo di modello su cui ironizzava nel 1936 Charlie Chaplin è in realtà ancora oggi il modello organizzativo, anche se magari un po' imbellettato, in cui tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, su cui sono incentrate. Tanto per darvi un flavor su questo, considerate, no? Ricorderete che la famosa frase di Henry Ford, che diceva: il mio obiettivo è quello di dare a tutti gli americani un'automobile, no? Di qualsiasi colore o tipo vogliono, purché sia il modello T nero, no? E quindi standardizzazione, serializzazione, mercato di massa, eccetera, eccetera. Ecco, questa visione, se voi pensate per esempio a quella di Bill Gates, che sostanzialmente ci dice: la mia visione è di mettere un PC su ogni scrivania con un qualsiasi sistema operativo, purché sia Windows. Capite bene che 100 anni dopo cambia la tecnologia, come ci diceva Juliet, ma la vision è esattamente la stessa, non cambia, no? Quindi ancora management 1.0, ovvero scientific management. Infatti, appunto, dice Eric Hamel, ancora oggi questi principi sono profondamente radicati, e lui dice una cosa importantissima: nei principi cognitivi e operativi, cioè questi sono prima di tutto modelli mentali, modelli culturali, che poi diventano, ovviamente, si traducono in modelli operativi. Scrive ancora Hamel: praticamente in qualsiasi tipo di organizzazione troviamo che il potere scende dall'alto in basso, che le strategie sono definite da un vertice ristretto, che gli obiettivi sono assegnati e non scelto, che è imposto un controllo ferreo e che sono i senior executive ad allocare le risorse. Ora, e questo, cioè, chiunque credo di voi ha a che fare con organizzazioni pubbliche e private, credo sia facile, sono pronto a discuterlo, ma penso che nel 99,9% dei casi questi sono i principi, i metodi e i processi di lavoro. Ora, dice Hamel, e questo è il passaggio importante, prima del web, e direi in particolare prima del web 2.0, era difficile immaginare alternativa a questa ortodossia manageriale, anche se su questo io lo contesto, perché forse era un po' difficile, forse per lui o per altri. In realtà, noi, già nel 2004, io manipolo di altri personaggi che andavano da
Enrico De Masi, da Domenico De Masi a Enrico Bertolino, passando per Enzo Rullani, insomma altre personalità, avevamo scritto un libro che si chiamava proprio Il Manifesto dello Humanistic Management, in cui dicevamo è possibile un'alternativa radicale allo scientific management. Sta di fatto comunque che, dice Amel, Internet ha determinato l'esplosione di nuove forme di vita organizzativa in cui il coordinamento si ottiene senza centralizzazione, il potere è il prodotto della capacità di contribuzione invece che del ruolo occupato, quindi autorevolezza e non autorità, dove la conoscenza condivisa da molti trionfa sull'autoritarismo di pochi, nuovi punti di vista sono valorizzati invece che soffocati. Le comunità, le community si formano spontaneamente intorno a specifici interessi, le opportunità di innovazione travalicano la ferrea distinzione fra vocazioni professionali e hobby personali, i titoli formali contano meno della capacità di fornire valore aggiunto, le performance sono valutate dai tuoi pari grado. Ecco, tutta questa serie di principi che valgono sul web diventano, nella visione di Gary Hamel, ma anche nella visione, diciamo, attualizzata dello humanistic management, i nuovi principi a cui dovrebbero guardare le organizzazioni, considerando il fatto che, come appunto osserva Gary Hamel, se fino a qualche anno fa ci poteva essere la scusa di dire sì, questo è bello, ma manca la piattaforma tecnologica che ci consenta di tradurre in pratica queste visioni, beh, oggi, con l'esplosione dei social network prima e dalle piattaforme, diciamo, di Enterprise 2.0, anche se poi anche qui su cosa sulle piattaforme Enterprise 2.0 bisognerebbe fare tre o quattro probabilmente appuntamenti per definirle con esattezza. Comunque, diciamo, da Yammer a Chatter, a IBM Connection, a chi più ne ha più ne metta, negli ultimi, diciamo, 2 anni un po' tutti i grandi produttori di tecnologie e di applicazioni, anche quelli che non nascono direttamente nei processi, diciamo, di management, come ad esempio Cisco, no? Con WebEx e via dicendo, e piuttosto che la stessa SAP, cioè SAP, come sapete, è come dire, la reificazione dello scientific management, no? Anche SAP, come sapete, ha da pochi mesi introdotto JUMP, che è la piattaforma collaborativa che consente alle aziende di lavorare in maniera collaborativa collegandosi, diciamo, agli anagrafici e a tutti i sistemi HR SAP. Quindi praticamente tutte, e questo non lo dico io, ma lo dice l'analisi del Magic Quadrant di Gartner, come sapete ogni anno, no? Fa un po' il punto dell'evoluzione del mercato. Gartner dice che la caratteristica del mercato nel passaggio dal 2012 al 2013 è proprio che ormai tutti hanno capito che il business del futuro sono le piattaforme collaborative. Quindi a questo punto c'è un set di, come dire, principi manageriali possibili che si possono dedurre molto semplicemente da quelle che sono la normale vita che si fa in rete, nei social network. Del resto, come sapete, i signori del Cloutray Manifesto già nel 1999 avevano già detto tutto 15 anni fa molto chiaramente, poi c'è stato Tapscott con Wikinomics nel 2006, quindi in realtà, a differenza di quello che dice Amel, già da parecchi anni alcuni visionari erano andati nel futuro e ci avevano già detto: guardate che anche nel mondo dell'economia stanno cambiando le cose. Adam Smith è il caso forse di mandarlo a questo punto in pensione, no? C'è la social economy, la wiki economy, poi ognuno la chiama un po' come la vuole, ma sempre di questo stiamo parlando. Ora, qual è il problema dal mio punto di vista, il problema che io cerco di analizzare nel libro e vado quindi poi alla conclusione, che ormai almeno grandi organizzazioni, e attenzione, sia private che pubbliche, pensate a tutto il mondo della sanità, per esempio. Io ho fatto recentemente una serie di seminari in Banca d'Italia, quindi non nella banca della Silicon Valley, in Banca d'Italia, cioè la principale istituzione italiana. Anche lì stanno cominciando a capire che forse bisogna cominciare ad orientarsi anche in questo nuovo mondo del management 2.0. Però il problema qual è? Che tutte le grandi organizzazioni più o meno hanno capito che quello che il signore del Cloutray Manifesto, grazie a chi ha messo il link, no, la prima tesi, come sapete, i mercati sono conversazioni, ma anche tutte le altre sono interessantissime. Oggi questo l'hanno capito un po' tutti, tant'è che, diciamo, la
disciplina manageriale che forse più di altre si è sviluppato è il social media marketing, no? Da 2 o 3 anni, anzi il mercato è addirittura direi saturo di web agency che si propongono spesso in maniera un po' raffazzonata, mi sia consentito di dirlo, no? Si propongono su questo tema. Il fatto che ancora le grandi aziende sono resistenti su un punto chiave, cioè hanno capito che ormai la conversazione con gli stakeholder esterni non può più essere fatta con le modalità centralizzate, broadcasting uno a molti, no? Che ancora fino a 4-5 anni fa erano ancora dominanti, ma insistono nel mantenere queste modalità all'interno delle organizzazioni. Ora c'era appunto una mia capo, non so se lo dicevo anche la volta scorsa, che mi diceva: io sono una donna e lo so, non si può essere incinta a metà, perché al massimo ne viene fuori una gravidanza isterica. Ecco, molte organizzazioni oggi sono in uno stato di forte isterismo, perché cercano di essere 2.0 conversazionali verso l'esterno e continuano invece tenacemente a voler essere 1.0 o 0.0 all'interno. Ne viene fuori un 1,5.0 che non sta in piedi e che sta saltando, perché alla fine poi induce uno stato di vera e propria schizofrenia. Quindi la vera sfida che io vedo è quella di sviluppare i processi conversazionali di emersione, condivisione e valorizzazione del knowledge, essenzialmente delle conoscenze, utilizzando piattaforme collaborative anche all'interno delle organizzazioni e non solo verso l'esterno. Si tratta, e per questo, e qui vengo appunto al titolo del libro, di sostituire con quella che io chiamo l'intelligenza collaborativa, cioè l'intelligenza che può essere messa in moto collettivamente grazie all'utilizzo di queste piattaforme, la stupidità diffusa, che di fatto è la vera colonna portante dello scientific manager, che quando Ford ci dice: io ti pago per lavorare, non per pensare, e da lì in poi, no, tutta chiunque lavora in un sistema gerarchico si sente dire questo. Quando c'è la reificazione delle cosiddette best practice, no, della one best way, il modo migliore di fare le cose, è chiaro che se io penso come Taylor di poter definire il modo migliore di fare le cose, non mi interessa avere degli alti contributi di intelligenza, di miglioramento, di innovazione, perché so già qual è la one best way, qual è il modo migliore di fare le cose, no? Quindi è tutto un sistema che impone in realtà una stupidità diffusa, no? Che poi porta, fra l'altro, ai vertici anche delle piramidi di comando i famosi utili idioti, che saranno anche utili, ma fondamentalmente restano degli idioti, però, e questo porta poi al disastro, che è anche un disastro dell'economia che stiamo vivendo. Peraltro, questo fortunatamente non lo penso solo io, ma per esempio, e qui concludo, c'è stato un articolo sul Corriere della Sera di Antonio Pascale qualche settimana fa, ve lo leggo e qui concludo, dice: nei recenti disastri economici che riguardano corporation, banche e parte del mondo finanziari, tra gli imputati c'è la stupidità, ovvero la tendenza da parte dei manager a non farsi domande di ampio respiro, concentrati come sono sulle speculazioni contingenti. Speculazioni, bassa capacità di correlare i dati rispetto a un insieme più ampio? Proprio così, stupidità. Per questo tutto il sistema di lavoro novecentesco sta andando in crisi, cioè il sistema che è nato con Taylor, con Ford, che era radicato nella visione di Adam Smith. La produzione era ed è tuttora basata su ripetizioni, ordini, irregimentazioni coatte. Tuttavia, questo sistema, dice Pascale, ormai non regge più. Se siamo in crisi di innovazione è proprio perché non riusciamo a modificare il modello organizzativo, che è un modello prima di tutto culturale e cognitivo, che però comporta in realtà far saltare vecchi schemi. Quindi sostituire la stupidità diffusa, voluta e condizione, in realtà portante del sistema organizzativo attuale, che è ancora lo scientific management di Taylor, di Ford, quello su cui ironizzava a denti stretti peraltro Charlie Chaplin, con l'intelligenza collaborativa. Ecco, questo dal mio punto di vista è la sfida che non è solo una sfida manageriale organizzativa, ma è una sfida che in realtà è una sfida, se vogliamo, anche politica e di rinnovamento sociale.